Merda. Dove sta il cappello? Mi sa che è rimasto lassù. Porca puttana. E qui non ho neanche colpi. Meglio che trovi un posto per passare la notte. Porca puttana, un altro. Posso farlo fuori senza problemi. Basta che mi avvicini. Molto piano. Controlliamo questi cadaveri. Cazzo, un caricatore. Aspetta un minuto. Questi sono i soliti pantaloni dell'altro soldato che ho incontrato. Anche lui ha i soliti pantaloni. Deve essere la spedizione perduta che avevo incontrato. Ehi, grazie, eh. Ok. Andiamo a esplorare, vai. Adesso vediamo se tutti gli anni di Navy Seals mi sono servita a qualcosa. Questi sono i monti dove ho ucciso quei cosi. E secondo me io dovrei trovarmi esattamente qua. Questa è sicuramente una strada. Quindi continuando dovrei incontrare questo fiume. Cosa indica questa X? Operazione Sierra Foxtrot. Sito di estrazione. Aspetta, ma questa? Sì, questa è una centrale. Devo assolutamente raggiungerla. Testa. Ha fatto la mappa. Sergente Mike. Nulla di personale. Perché? Perché combatto? Non so neanche per cosa combatto. Tutti i soldati in zona 5A raggiungete in zona 5C immediatamente. Ho ricevuto dalla 5C. Prego, si identifichi. Non ho tempo per queste cose, mi sto aspettando. Ehi, questa è una posizione di luogo segreto. Si deve identificare, io la porterò dal mio superiore. Prego, sai, si identifichi. Ho passato io. Si identifichi. La prova maggiore che è il Marvin. Faccia entrare, mi sta aspettando il capo. Attenda qua. Prego, soldato, avanti. Però ho perso tanti uomini. Ma perché l'ossessione per un uomo solo? Perché proprio lui? E poi vorrei capire cosa ho sbagliato questa volta. Eppure non è colpa mia. Vedremo che ha da dire questa volta. Eh?
Buonasera, comandante. Stavamo aspettando. Salve, mi segua. È arrivato il soldato che mi ha chiamato? È arrivato qualche minuto fa. Sono attenti, soldato! Sì, signore! Cos'è quella posizione da fighetta a mare spiaggiata a prendere il sole? Era difficile essere abbandonati, signore, là fuori. Ottima risposta, soldato. Mettiti a sedere, riposo. Ti ho dato un ordine ben preciso e ti ho fatto venire qua per un motivo ben preciso, a scopo illustrativo. Dov'è l'ingegnere? Beh, se ne è al caso che ho avuto un piccolo contrattempo lì fuori. Sono soltanto sei morti 8 dei miei. Dove eravate voi in quel momento quando ho chiesto aiuto? Bene, soldato, ora che siamo insieme, io e lei, facciamo un semplice discorsetto. Si è mai domandato perché noi cerchiamo l'ingegnere? Oh, beh, sinceramente... Cos'è quest'aria da handicappato svizzero? Questa mia aria... Stanotte, glielo ripeto, sono io a dormire lì. Io e... Ed è fortunato, soldato! Si oh, deve beh, ricordare certo. Che questa operazione è molto segreta. E lei non sa perché. E allora mi dica che cazzo sono là fuori io. L'ingegnere porta con sé una mappa, ok? Dove è presente l'ubicazione di tutte le persone immuni a questo virus. Noi bisogna cercare queste persone e ucciderle. Ma come uccidere, signore? Sì, soldato, per il semplice motivo che questo è un business. Dietro c'è molti soldi, soldato. No. Dietro c'è un sacco di soldi. Lei mi sta dicendo che noi cerchiamo quella persona lì non per salvare l'umanità ma per condannarla a morte certa. E io come li pago gioielli a mia moglie? Secondo lei, eh? Va bene? Sarà anche pagato bene secondo questa operazione se va a finire a buon punto. Non me ne faccio un cazzo dei soldi io. Non li voglio. Ah sì? Ah non sì? Non voglio i soldi. Va bene. Voglio l'umanità. Va bene. Voglio salvarle. Va bene. Non è possibile che ogni volta io devo... Mettiamola a questa operazione. O lei dice che parteciperà all'operazione e ucciderà tutte le persone immuni al virus, o io premerò il grilletto e le farò un buco nella testa che non solo Corrix scorderà mai nella sua vita. Controlliamo la mappa. Ecco, il fiume infatti è segnato e anche il ponte. So perfettamente dove mi trovo. Devo solo seguirlo per raggiungere la centrale. Nel frattempo però ricarichiamo la borraccia. Oh, ecco il fiume. Questo è il tubo della centrale elettrica. Sono sulla strada giusta. Oh cazzo! Devono essere sul fondo. Non lo vedono ancora bene. Eccolo! Oh cazzo! Merda!
Ecco, salve signore, la stavo aspettando. Mi segua, grazie. Mi segua, non mi superi.